salve a tutti, bentornati su Car Mechanic Simulator, ambientazione natalizia. Che dobbiamo fare? Ah sì, smontare tutto, tranquillamente. Ovviamente ragazzi, smonto solamente una parte e poi retro. Va bene, smontiamo tutto. Pure ossidato, bene. Le boccolette ce l'abbiamo. Ok ragazzi, mi smonto tutto il resto e poi ci sentiamo quando andiamo sul retro. E anche questo lo segniamo. Che cosa c'è? Ah, ho dimenticato di mettere questo. Di levare quello, vabbè, come? Questo abbiamo segnato? Cosa segniamo? Poi me lo vedo io con quello che posso fare e quello non posso fare. Vabbè, andiamo a sistemare, ragazzi. Ok, ci sono un paio di cose che dobbiamo comprare, però andiamo a sistemare anche i dischi, dai. Già che quelli posteriori dobbiamo comprarli, eh? Ok, non c'è più niente, eh? No, ok. Andiamo di qua. E andiamo a vedere di montare tutto quello che possiamo montare. Cremagliera. Questo qui. Dobbiamo comprare anche questi qua, si possono. Questi qua non è una biella. Dobbiamo comprare anche la barra di anti-rotio. Quindi andiamo un po' a comprare quello che ci serve. La pinza di freno, una la devo comprare. Le pastiglie le dobbiamo comprare. La calotta coprimozzo, io non mi ricordo. Vabbè, compriamole, dai, tanto ci servono. Barra antirotio qua, perfetto. Così almeno vediamo cosa possiamo mettere dentro qua. Ci sono? Sì, certo che ci sono. Le ho comprate apposta. Cioè, le avevo già in magazzino, ragazzi. Almeno le boccole ci sono. Ci sono boccole per ogni cosa. Lo stesso confuso a snodo dobbiamo comprarlo, quindi ok, giusto così. Dobbiamo comprare anche il coperchio fuso asse anteriore, compriamolo. Il mozzo, mazza, il mozzetto lo compriamo subito. Il mozzo. Vai. Disco dei freni. Però non ci voglio mettere questi qua, ci voglio mettere gli altri. Vai così. E vai così. Ok. L'ammortizzatore dobbiamo mettergli. Questo è fatto. Ah no, estremità della biella. Va bene. Estremità della biella, ne compriamo due. Mi sa che dobbiamo comprare due anche di. Ah no, la biella. La biella, ecco qua. E siamo a posto così. Perfetto. Questo lo compriamo. Tu ce l'hai? No. Ok, non c'era lui. Perfetto. Olè. Ah, il disco dei freni ho detto che lo voglio comprare. Questo qui, a posto. Il disco dei freni ventilato,
disco dei freni ventilato. Andiamo qua e scriviamo Vince disco, disco dei freni ventilato. Ok, ceramica carbonio. Ma sì, prendiamo. Ma io ti prenderò 4, tanti. Godi anche tu. Queste le abbiamo comprate. Ok. Perfetto, ci possiamo mettere anche le gomme, ma io non le voglio mettere adesso perché devo fare gli automatizzatori, giusto? Giusto, giusto. Allora, ragazzi, prendiamo la palla a mazzo e andiamo a fare anche l'altra parte. Eccolo qua. Me l'ha messo qua. Ok, andiamo. No, tu non mi servi. Ah, il caricabatterie noi abbiamo, è vero. Vero, vero. E perché non ci ho pensato prima, scusate? Prima invece di comprarmi tutta quelle batterie. Vabbè, ormai l'ho comprato. Vabbè, non fa niente. Ok, vai. Come non ci sono elementi di... No, giusto per sapere, no? Che cacchio ha montato fino a... Oh, sono distratto io. Ultimamente sono un po' rincoglionito. Madonna mia. Vabbè, mettiamo questi, dai. Ok, giaguarino. Perfetto. Oh, mettiamoci la scatola del cambio. Andiamo dietro. Sì, questo qua mi devi mettere. Grazie. Perfetto. Ah, il braccio devo mettergli insieme a questo. Sai che cosa facciamo? Ci mettiamo anche questo. Oh, l'albero di trasmissione. Pronto. No, questa qui no. Devo la staffa. Questa qui. Ok, perfetto. Mettiamoci pure questo. Non so come si mantiene, ma si mantiene, vabbè. Non facciamoci domande inutili. Adesso li montiamo. Questo dopo. Dobbiamo comprare anche il serbatoio e poi anche la pompa della cosa. Il disco dei freni. Grande così. E mettiamo dopo. Di qua, che cosa? Ah, il tappo della molla. Tappo della molla. Ammortizzatore posteriore. Molla. E il cuscinetto mi sembra. Questo è anteriore. No, lo voglio posteriore. Che non mi ricordo come si chiama. Andiamo a vedere. Ecco qua. Semplicemente quello. Cuscinetto del ammortizzatore posteriore. Grande così. Questa l'abbiamo comprato, no?
questo qua. Gliela compriamo, ma gli mettiamo quella lì potenziata, perché sì. Ok. Ah sì, devo mettere questo qua. Messo. Gliel'ho messo io il... Sì, ok. Ah, l'alloggiamento fuso orario. Eccolo qua. Ok, io penso che le ruote qua le possiamo mettere, tanto qua abbiamo finito. E una. E due. Perfetto, adesso andiamo a completare tutto il resto. Mi fai vedere di mortacci tua qua com'è? La batteria dove andava a prendere? Ah no, pensavo che... Ok. Dai, compriamo tutta questa lancia fusaglia. Dobbiamo comprare pure questo. E guarda che se ne va sempre in alto. Mondiamo tutto. Se mi fai vedere anche giù è meglio. Caprone, che non sei altro. Olè. Penso che abbiamo finito tutto giù. Sì, abbiamo finito. Ragazzi, vado a prendere anche la batteria. La sbatterias. Onesta. Va bene, allora. Questo l'abbiamo preso. Distrattamente l'abbiamo preso. Mi facci vedere di qua che cosa c'è. E anche questo è fatto, dai. 3. Ok. Cosa manca? Ah, manca questo. Ok, io mi seleziono tutto. A questo punto direi di fare così. E mi vado a comprare tutto quello che serve. A dopo. Ragazzi, ho sbagliato. Devo andare a prendere anche uno di questo. Perfetto. Ok. Ok. E ok. Ah, il coperchio. Giusto. Olè. Diciamo che a livello motoristico e meccanico sta tutto a posto. Adesso dobbiamo prendere in mano la carrozzeria e tutto il resto appresso. Allora, prendiamo tutto quello che dobbiamo prendere e smontiamo tutto quello che dobbiamo smontare. Andiamo di qua, vediamo se lo sportello possiamo ripararlo. Ma ah sì, possiamo ripararlo. Ma non era di Jaguar quello, però, eh? Attenzione. Non era di Jaguar. Dov'è l'uscita di qua? Mi sono perso, attenzione. Ok. Non era quello del Jaguar, giusto? Esatto, quindi perché sbaglio sempre, scusa. Ok, allora facciamo così. Andiamo nella reparto carrozzeria. Body kit, no. Ok, andiamo su Jaguar e compriamo tutto. Questo è destro? No, mi serve sinistro. Perfetto.
Va bene, va bene. Ah, la targa, vero? La targa dobbiamo metterla. Cos'è, gancio questo? Sì, vabbè. La targa la dobbiamo mettere, quindi The Kentucky. Attenzione. Ok, The Kentucky. Allora, andiamo sulla targa. Scusami. Ok. Acquisto. Perfetto, e la mettiamo. Sì, mettiamo. Perfetto. Non so se è davanti anche, non lo so. Ogni volta si leva sto cazzo di selezione. Prende così. Messo. Sì, anche davanti dobbiamo comprarla. Vabbè, la compriamo un altro. Ok. Ma gli specchietti non ce l'aveva? No, perché c'aveva quello là grande dentro. Va bene, va bene, va bene. Andiamo qua, andiamo a comprare anche i rivestimenti interni. Ok, due. Più il volantazzo. Ok. Monta. Ok. Va bene, allora portiamola fuori per andarla a fare una bella lavata. Lavatina. Ah, dobbiamo, non dobbiamo dimenticarci. Sì, vai. Che dobbiamo mettere anche i liquidi. Vado? Ok, carrozzeria come stiamo? Sì, si può vedere. Pezzi 98%. Ma perché, scusate, 98%? Che cosa c'è che non va? Carrozzeria 100%, pezzi 98%. Non ho capito perché. Ah, mettiamole in moto, ragazzi. Perché qua... No, va tutto bene. No, è perfetto. Funziona tutto. Però sta sempre al 98%. Non so se è la verniciatura o qualche altra cosa. Vabbè, comunque noi andiamo prima di tutto a fare tenometro. No, 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 non qua. No. Dopo forse andiamo qua. Per il momento andiamo sul percorso di prova. Benissimo. Andiamo a sistemare i fari. Ok. E andiamoci a fare anche la convergenza. Me lo dimentico sempre come si chiama. Ok. Perfetto. Ok, così. Perfetto. Niente, pezzi 98%. Non capisco il perché. Ah, poi aspetta, 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 aspetta. I fari? Questi qua? No, ma i fari ci sono già. Quindi. Questo fa parte della carrozzeria. Qua sta tutto a posto. Non capisco perché mi dai il 98%. Vabbè, comunque non ci pensiamo perché... Andiamo alla verniciatura e andiamo a vedere che cosa abbiamo. Oh, questa è bella per il suo colore, posso dire. Questa è quella di fabbrica, però un grigio camaleontico, opaco, lucido, solido, metallizzato. No, metallizzato no. Perlato, ragazzi. Un grigio perlato. Ci sta bene su questa macchina. Va bene, un grigio perlato.
Procedo. Ok ragazzi, è bella però così, bella. Andiamo a provarla? Andiamo a provarla prima adesso e poi dopo quando andiamo a modificarla, magari ci scappa qualche giretto. Mira l'auto. Manca clip B nell'auto. Cioè, figuratevi qua. Figuratevi. Avevo dimenticato, ragazzi, il refrigerante. Vediamo un po'. Wow, pista di prova? No, pista di prova no. Pista da corsa. Ci faccia carrozza, autosalone. Speed track. Vai. Il massimo è stato 389 km orari, ragazzi, abbiamo fatto. Con quale macchina? Vai. Il massimo dovrebbe essere 160. Centosettantatré. Quelli sono miglia allora? Già, sono miglia. Ok ragazzi, con una velocità di 173 miglia base, vediamo adesso di andare a potenziare un pochettino, fare un po' di tuning. Allora, si può fare? Sì, si può fare. Allora, rapporto finale lo mettiamo un po' così, ne aggiungiamo una quinta ovviamente. L'accorciamo un po' i rapporti. Ok, facciamo un po' così. Un po' così. Un po' così. E ovviamente questi li dobbiamo accorciare, che non lo so, direttamente a 300? Ma sì, vediamo se ce la facciamo, altrimenti io penso che 280 va bene, dai. Ok, riproviamo. Molto meglio. Va bene, va bene. Mi piace sta macchina. E anche da... fa anche... Se ci fosse il freno a mano sarebbe 281 km orari. Noi abbiamo battuto ovviamente 389, che non è una macchina ideale per farlo. Comunque va bene così. Torniamo alla base. Va bene, va bene, va bene. Dai ragazzi, io sono contento di questa macchina. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ovviamente lasciate un commento e lasciate un like, soprattutto per supportare la serie e il video. Vendiamola, dai. Ovviamente in descrizione trovate tutti i link, compreso il link per le playlist del canale. Andiamo a venderla e ci salutiamo. 100% tutto, perfetto. Allora, io l'ho acquistata da Fascia Carrozze a 7848 crediti. Più abbiamo
il valore dei pezzi 31.781, il valore della carrozzeria che l'abbiamo aggiustato con gli attrezzi, cioè con l'attrezzo, con la fiamma ossidrica, penso, 17.000, valore degli elementi per tuning 25.000, quasi 26.000, i bonus condizione, che è un ottimo bonus, quindi 3.000, il profitto nostro sarà di quasi 90.000 e la vendiamo al 97.787 crediti, cioè praticamente abbiamo circa il 90% del profitto, quindi ottimo affare. Va bene, vendiamo. Yes. Ciao ciao. Va bene. Dai ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, che andremo a fare l'M3. Sì, l'M3. Perfetto. E questa qui spero che ci che abbia qualcosa di tuning, perché voglio dire, è un M3, voglio dire. Va bene, dai. Da mangiare tra le quattro è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Thank you.